Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Dungeon D14, un gioco in uscita il 10 di agosto. Voi probabilmente lo vedrete molto dopo la data di uscita, quindi al momento non so dirvi ancora il prezzo. Ma se mi conoscete bene sapete che più i giochi sono stilizzati, più mi piacciono. Noi dovremo alimentare una colonia che vive nei meandri, insomma, nei sotterranei di un pianeta sconosciuto. Provvedere al loro mantenimento, fargli scavare roccia, rifornirli di ossigeno. Lo andiamo a provare insieme perché mi sembrava molto curioso. Infatti, quando l'ho adocchiato, ho detto: secondo me questo potrebbe essere un bel gioco. Il gioco, tra l'altro, non risulta ufficialmente in early access nel momento in cui lo sto provando. Quindi, boh, vediamo, vediamo. Intanto possiamo selezionarli, però. Cliccando col sinistro li posso far muovere. Quindi costruire una concrete factory, build a steelworks, oxygen generator. Ok, intanto vediamo, gli do l'ordine di andare qui, ma non fanno nulla. Ok, posso ordinare, cioè non c'è un tutorial, non c'è nulla, però qua in alto a destra, un po' alla, non alla Rimworld, ma alla Oxygen Not Included, possiamo vedere tutti i materiali che ci sono. Possiamo fare allora, vediamo un po'. Concrete Factory, quindi lo possiamo posizionare. Il gioco non è esente da problemi perché. Ok, facciamo la Concrete Factory, facciamo Steelworks, vediamo un po'. Iron Smelter, Copper Smelter, Glasswork, Heavy Steelworks. Facciamo la Heavy Steelworks, possiamo farlo? No? No? Technological e Electronic Factory, Electronic Factory 2, Cybernetic Factory, Compression Chamber, Unit, la fabbrica di scarpe. Vabbè, facciamo l'Oxygen Generator, che lo facciamo qui. Ok. Ah, viene costruito praticamente immediatamente. Questa è fatta un po' così, insomma, però va bene. Ah, qua mi genera un altro villico. Che va all'interno, no, vediamo un po' cosa sta facendo quel tizio lì. Vabbè, Oxygen Generator non installed. No, abbiamo installato qui. Vediamo un po'. Costruiamo anche uno Steelworks che piazziamo qui. Abbiamo quattro villici in realtà. Possiamo mandarli a scavare in qualche modo? Vediamo un attimo qua. Qua abbiamo la possibilità di vedere il loro equipaggiamento di tutti e quattro. Quindi ognuno ha il proprio nome, il proprio oxygen, la propria energia, il proprio cibo. Qua abbiamo il pannello della ricerca, che sembra essere piuttosto articolato, direi proprio di sì. Si parte dalla produzione, dalla ricerca di acido, batterie, chemical factory. Io gli dico di iniziare, ma non abbiamo ancora l'edificio della ricerca. Comunque si arriva fino a una tuta con supporto col supporto vitale, scusate, un compensatore di energia, un cargo, insomma. Interessante. Qui hanno iniziato un timer, quindi stanno iniziando a lavorare per conto loro. Quindi vediamo un po'. Ok, abbiamo installato un generatore di ossigeno, quindi ci dà ossigeno. Ah, interessante. Quindi ci dà questo ossigeno qui. Ok. E adesso abbiamo 5 villici. Bene. Questo invece produce Keranos. Ok, ah, posso dirgli di produrlo. Ok. Producete ossigeno, producete Keranos. Adesso inizierà a diventare operativo anche questo, che ci fa lo steel bar e tutto. Abbiamo bisogno di una batteria, produzione di batterie, battery production. Quindi vediamo se troviamo qualcosa. Battery factory, posso posizionarla? No. Food factory, sì. La battery production, no. E non capisco perché. Comunque,
Vediamo un attimo se abbiamo la possibilità di ricercare qualcosa. Vediamo un attimo qua. Produzione di batterie per equipaggiamento usato dalle unità. Ok, Food Factory, questa la possiamo fare, la dobbiamo fare. Intanto possiamo mandare loro a esplorare un pochino l'ambiente circostante. Ah, ci sono anche le voci. Carino come cosa. Vabbè, devo capire anche come far eliminare, perché intanto qua in alto vedete che abbiamo ossigeno, cibo e batterie. Le batterie credo supporti, siano del supporto vitale. Tanto continuano ad aumentare i villici che vengono prodotti dalla. No, vorrei farli minare, ma non so onestamente come farli. Questa è sabbia. Ah, ok. Posso dargli l'ordine di andare a scavare. Lo stanno facendo adesso, ok. Qua ne ho ordinati 10, ne ho ordinati 10, ne ho ordinati 10. Dai, li facciamo un po' scavare tutti, così almeno vanno e fanno quello che devono. Infatti, per la produzione di ossigeno, di cosa hanno bisogno? Questo fuel, moduli energetici. Ah, non abbiamo. Vabbè, hanno bisogno di una produzione di batteria. Costruisci un impianto per produrre fuel. Quindi, electronic. Vediamo un po' se abbiamo fuel factory o una roba del genere. Vediamo. Food factory l'abbiamo fatto. Raw materials. NIF refinery. Converte il NIF a gomma e petrolio. Copper smelter. Iron smelter. Gas refinery, facciamo l'iron smelter. No, non me la fa fare, non so perché. Difficult material, fuel factory. Però non la possiamo fare perché? Perché non abbiamo materiali. Vediamo un po' intanto i materiali. Ora, sabbia, quindi abbiamo iron, sabbia e altre cose. Faccio anche un po' di ordine qui. Possiamo prendere anche un po' d'acqua da lì. Prendiamo anche questo. Sì, non capisco. Leftover time. Ok. No, non abbiamo nessun tipo di produzione energetica. Vedete che qua è annerito, quindi devo capire un attimo adesso come fare la produzione. Io gli dico start e lui non inizia. Perché devo fare questa prima? No, ci chiede uno di questi, ma start. No, ci mancano questi cosi qui. Che non so cosa siano, onestamente. Quindi non lo so, è un gioco veramente stranissimo perché non ci dice assolutamente niente. Però adesso sembrerebbe funzionare. Vediamo se abbiamo prodotto qualcosa da raffineria. Abbiamo degli steel bar, dei tubi. Stiamo facendo un po' di cose. Refinery, vediamo scarpe di vari tier, M1, C1, M2, C2, tute non ne abbiamo, SMO non so cosa siano, i fuel abbiamo moduli energetici, ok, ma però di base funziona, di base funziona, non possiamo fare ancora nulla di questo, di queste cose qui, vediamo se abbiamo modo di fare NIF refinery, no, chemical refinery, steelworks abbiamo fatto, heavy steelworks, no, la fuel non ce l'abbiamo nella maniera più assoluta, boh, sarà da un po' da capire, continuiamo a farli scavare, adesso volevo mandare questi tizi qui in una scoperta, vedete se mi trovano qualcos'altro di esplorabile. Vediamo fin dove arriva il mondo. Ah, non si va sopra? No, non ci si può muovere da questo ambiente qui? No, sì. Ok, questo cos'è?
No, beh, il mondo è. Non... Bah, sembra andare molto in là. Non ci si muove con base, ma con il tasto destro. Ok, intanto qua stanno scavando materiali. Quindi probabilmente il problema è solo dovuto all'assenza di materiali, la mancata produzione di alcune risorse. Quindi continuiamo a farli esplorare. Abbiamo un modo di. No, di qua non c'è nulla. Gioco d'altri tempi, decisamente d'altri tempi. Qua c'è acqua. No, direi che possiamo farli tornare di qua. E vediamo. Intanto qua scavano copiosi. Andate lì. Intanto guardo qua se si è sbloccato qualcosa. Perché per fare questo Cicco chiede un modulo energy che erano steel bar e tube. Li abbiamo, no? Allora, steel bar 23 li abbiamo. E va bene. Poi, steel bar, poi energy module, Keranos ne abbiamo, i tube, non so dove siano i tube, ma i tube ne abbiamo 20, ci mancano le energy electronic, microcircuiti ne abbiamo, tecnologico, no, e non lo so, onestamente, tecnologico, fuel. Energy module? Sì, ce l'ho, ma perché non posso farlo? Boh. Leftover time. Produce ancora ossigeno. Ok, su, sono lì che scavano come dei pazzi. Allora, voi due esplorate di là. Perché al momento non posso fare nient'altro. Oxygen, food l'abbiamo fatta. Steelworks e concrete l'abbiamo fatta. Ci manca tutto il resto. Produzione di batterie, ci manca tutto. Tutto ci manca. Fuel factory. Produce energy module. Ci chiede raw compressed gas per il fuel. Ah, ok. Vabbè. Voi continuate a esplorare di là, va. Dai, ditemi cosa si cela di là. C'è qualcosa qui. Cos'è? Ah, ma non sono loro che fanno sta cosa. Vabbè, fate così. Ditemi un po' cos'è questa roba. Gas, eccolo lì. Sulfuro, no, gas mi serve. Ok. Carbon ore, annulla, annulla, annulla. Fatemi il gas, per favore. Sulfuro, NIF, gas. No, 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 fatemi il gas, 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 tanto gas mi serve. Anche qua, gas. Prendete il gas. Perché non ho ben capito se sono divise. È un po' confusionario, devo dire, eh. Il gioco. Non lo so, non lo so se sono un problema, deve essere in early access o meno, però adesso abbiamo anche il gas, credo, no? No, non abbiamo ancora il gas, però lo raccoglieremo a breve e lo porteremo a casa. Quindi una volta che avremo il gas potremo fare magari qualcosa di più. Questo, produzione di cibo, gli metto in produzione del cibo. Qui possiamo produrre questi blocchi. E va bene, qua non si capisce che cosa fa questo edificio, e va bene, qua produce copper bar e steel e gliele faccio fare, questo oxygen e va bene. Poi non capisco perché ogni tanto spariscono e ricompaiono che vanno a fare qualche lavoro. Adesso qua intanto stanno scavando quello che gli ho chiesto. Vorrei capire anche come annullare la cosa, come annullare l'ordine, che intanto abbiamo tutte le varie persone lì in alto. Qua adesso è andato in blocco anche questo. Questo è il tempo rimanente perché non abbiamo probabilmente fuel. Abbiamo moduli energetici, ma non abbiamo altro. Io gli dico di ricercarlo, ma no. Oh, adesso finalmente me lo ricerca. Ok. Acido battery, chemical factory e battery factory. Fantastico, abbiamo sbloccato. Probabilmente era una cosa da iron smelter, copper smelter. No, voglio fare. Fuel factory, mi manca anche questo.
Vai, fai anche quello. Probabilmente, boh, ci mancava del gas, perché da quando abbiamo scoperto il gas abbiamo gas refinery, no? Vabbè, gas refinery ci dà gas mixture e il gas compresso, no? Voglio fare NIF, no. Dobbiamo fare battery factory, che piazziamo qui, e poi il fuel factory, che è qui. Ok, e così abbiamo completato tutto quello che ci chiedeva il gioco. Adesso lo vediamo scuro perché lo devono costruire, quindi scompaiono perché ci entrano all'interno. Ok, no, gioco anni 90, così mi ricordo altri giochi che erano simili. Boh, sarà secondo me un gioco da tenere d'occhio e magari andare a vedere nel giro di qualche mese, magari se hanno fatto qualche aggiornamento interessante, perché è un gioco dove non viene spiegato assolutamente niente. Nelle opzioni c'è proprio l'essenziale, ho messo il save ogni 11 minuti. Abbiamo load, and save, endgame, basta, non c'è storia, non c'è nulla. Per questo gioco diciamo che ha un pannello di ricerca davvero molto molto ampio, quindi potrei aspettarmi in 10 ore ma non di più, a meno che non mi metti un tutorial. Qua abbiamo i wires e direi di cercare anche questo, vediamo se possiamo, sì. Sweet Factory? No, vabbè, ma io, perché io vedo wires, ma wires è una risorsa da produrre, non altro. Vabbè, intanto qui abbiamo la battery e gli metto in produzione le batterie. Qua abbiamo 50 secondi in cui mettono tutto all'interno, ma è già tutto pieno, quindi lo stanno già costruendo. La battery invece ci chiede uno di energia, copper bar, steel bar, acid. E l'acid ci manca. L'acid, come cavolo lo facciamo? L'acid. Vediamo se c'è qualcosa che produce acid. Adesso inizio a prenderci la mano. Fuel Factory, no. Polymer Factory, vediamo se lo fa. No, non fa neanche lui l'acido. Electronic. Electronic 2. Cybernetic. Che fa il servo, che è una delle ultime cose che si esplorano. Compression chamber, no. Unit, shoes factory, ci fa tutte le varie scarpe. Hardware ci fa le varie cose. No, nessuno ci produce acido. Nessuno produce acido. Eccolo, no, il chemical factory. Ci serve anche questo. Chemical Factory, perché produce acido e quindi è molto utile per la produzione delle batterie che al momento non riusciamo a fare, mentre invece l'oxygen chiede uno steel bar e water. Water attualmente ci manca, ma potrei dare l'ordine di raccoglierla. Ok, mentre invece qua mi producono, mi stanno portando tutti i Keranos richiesti. E Keranos ne abbiamo ancora? Credo di sì. No. Quindi devo metterli in produzione, Keranos, e per fare i Keranos ci vuole Hard Rock, Sand e Water. E questo cos'è? Adesso aspettate che... Iron Ore, Sand... Ah, ma pensa a te, possiamo anche scavare le rocce, sono un pirla, Copper Ore, Seaweed... Ok, interessante. Crystal Blue, Crystal Red, Crystal Ball... Sulfur gas, cristal blu, carbono. Ok. Vediamo se abbiamo hard rock. No, l'hard rock dove cacchio si prende? Boh, si scaverà normalmente. Magari prendendo nulla, ti prego. Però vedete che non vanno a scavare questo. Hard rock, non me la scavano. Ah, eccola qua. Eccola qua. Eh sì, è tutto bloccato, è tutto fatto a catena di montaggio. Nel senso che vanno, producono e poi con l'hard rock riescono a fare quello che gli ho chiesto, che è il Keranos. Che adesso l'hard rock dovremmo averla, appena la portano a casa, l'acqua l'abbiamo, riusciamo a fare tutto quello che abbiamo chiesto. Vediamo, mettiamo in produzione anche delle steel bar. Ok,
molto bene e quindi iniziano a lavorare. Ok, qua stanno lavorando al metallo, ok, che stanno producendo. La battery ci serve l'acido, questo ci serve del Keranos che non abbiamo ancora, e che adesso produciamo. Sì, dovremmo produrlo, ok, dovremmo, adesso qualcuno lo porterà qua. Anche degli steel bar ci servono. Ma dai, vi prego, che ci serve l'acido per fare quell'altra cosa. E vabbè, lo finiranno prima o poi. Il food invece ci serve il seaweed, water e energia. Il seaweed è questo, se non mi ricordo male. Sì, e gliene ordino 5. Poi prendete ancora dell'hardrock, prendete ancora dell'acqua. La sabbia no. Ah, il seaweed sarebbe anche più vicino qui. Comunque adesso non, ci sono sempre meno punti. Ok, steel bar, vediamo un po' sul refinery, steel bar 12. Devono portarne ancora 4 qua. I Keranos mi servono. Fatene ancora uno, no? Scoccia. Ok, qua stanno facendo cibo adesso, diminuirà di 1, ok. Qua siamo bloccati perché ci serve sempre l'acido. Devono finire l'edificio lì e va bene. Energy Module, questo è interessante, però richiede batteri. È un cane che si morde la coda in sintesi. Intanto abbiamo aumentato il numero di peoni, non so in base a cosa aumenti, però intanto scaviamo un po' di roba perché sabbia, faccio venire di qua che abbiamo del gas, del sulfur, del crystal. Del gas, dai, producete tutto che almeno. Qua cosa dice? C'è un punto esclamativo. No battery. Lo so, lo so. Lui non ha la batteria. I coloni non possono. Lo so, ma se ci siamo svegliati tardi non è. Sì, è colpa mia. Ok, altro cibo. Eh sì, iniziano ad avere dei problemi perché non hanno le batterie. Ma finché non mi completano questo affare qui, c'è poco da fare. Se io adesso cliccassi su uno di loro e gli dicessi di andare qui, scusa, no, non me lo fanno. Scavate qui, no? Magari vi dà fastidio questo? Non lo so. Vediamo. Ok, il gioco sta salvando. La Chemical Factory ci sta bloccando praticamente tutto. Sì, sono praticamente tutti senza batteria, non hanno l'oxygen, quindi devo produrre ancora oxygen, come se non ci fossero domani. E di questo dovremmo averne abbastanza, quindi comunque qualcuno che va e inizia a lavorarci 20 secondi c'è. Il problema è proprio che sono tutti fermi perché non hanno più la batteria, hanno tutto il punto esclamativo. Non c'è neanche modo di ingrandire la visuale. Non ho visto ancora nemici. Ah, questi stanno scavando. Ok, dovremmo aver prodotto almeno una batteria, no? Sì. Stanno producendo, dovrebbe scendere comunque. No, non una batteria di ossigeno. Quelli malati, diciamo che non hanno ossigeno. Steelworks, Iron Ore. Eh sì, ma producetemi delle steel bar. Che mancano, pare. Producete, vi prego. Tu, vai, dai. Producimi dello steel bar, anche tu, dai, dai, ti prego. O qui o lì, dov'è cacchio è? Ok, lo steel bar lo stanno producendo. Ok, fantastico, dai. Fatene ancora, fatene ancora.
Che magari è quello il problema. Diciamo quale gioco più indie di questo io potevo portare, insomma, sviluppato comunque in Unity. Non so dirvi, sono un po' perplesso, eh. Io cerco magari di portarvi solo soluzioni se vincenti o semivincenti, ma questo lo volevo proprio provare di getto per cercare di capire. Può essere interessante. Al momento vi dico, a meno che non siate degli assoluti appassionati di questo genere, io vi dico di aspettare e vedere magari con che ritmo rilasceranno le patch, perché di questo gioco non si sapeva nulla e sicuramente vi direi di essere un pochino come sono io, un po' diffidente e tenerlo d'occhio e osservare magari la frequenza delle patch, la quantità delle patch, perché su Steam non dice nemmeno se è un early access, quindi ok, la grafica così, magari uno sviluppo può essere portato avanti in modo più agevole che una grafica 3D un po' alla Satisfactory, però io il tarlo me lo tengo perché non si sa mai. Non so nemmeno il prezzo. Io potrei dirvi 4,99 euro è quello che io darei al momento. 9,99 se mi porti un piano concreto di sviluppo di gioco. 14,99 io ti dico già scaffale, stai lì e aspettiamo un paio d'anni e vediamo come me lo trasformi. Perché al momento non c'è assolutamente nulla se non una catena di montaggio abbastanza consolidata con anche un ottimo pannello di ricerca, quindi possibilità di andare avanti, di installare un sacco di cose, magari anche a livello di cibernetica, non lo so, va approfondito, senz'altro, magari c'è anche la possibilità che sia un pirla io che abbia sbagliato tutto nell'aver giocato questa partita. Il gioco è molto più profondo di quello che sembra, e in caso, è anche per questo che poi vi chiedo di commentare, mi fate sapere se qualcuno di voi lo ha già provato. E noi ci sentiamo comunque al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!